Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti ad un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo della storia dell'editing video nel segmento home computing, o comunque in una sua prossimità. Oggi è da tempo i computer Apple svettano l'editing audio video e nella modellazione 3D, ma non fu sempre così. Forse pochi sanno che moltissimi anni fa i Macintosh della Apple erano incapaci di fare editing audio video, mentre gli Apple II non ne erano capaci, ma potevano digitalizzare qualche cosa solo se erano dotati di espansioni. Servivano ad Apple IIe oppure ad Apple IIgs una scheda per digitalizzare ed una seconda scheda di espansioni di memoria, ma i risultati, ecco, non erano minimamente paragonabili a quelli di oggi, e non si andava oltre ad una scannerizzazione a colori oppure monocromatica di un frame da VHS. Se siete interessati a questi temi, andate a vedere il podcast relativo alle espansioni per Apple II. Anche i costosissimi Macintosh per lungo tempo furono incapaci di fornire multimedialità ed erano persino inferiori agli Apple IIgs in termini di risoluzione video, colori e audio stereo. Il software per poter vedere i filmati audio video fu introdotto da Apple dentro il sistema operativo per Macintosh solo dal 1991 con l'estensione QuickTime e con il programma QuickTime Player. Prima del 1991 i Macintosh non erano capaci di mostrare nessun filmato audio video. Le prime capacità software di editing video per i computer Apple furono con il famosissimo Adobe Premiere, sempre del 1991, mentre dal 1994 vari altri software, anche shareware, ebbero a diffondersi permettendo di fare editing audio video su tutti i Macintosh dotati di almeno 68.020, meglio 68.030, ancora meglio un 68.040. Ovviamente non si andava oltre a fare l'aggiunzione di piccoli filmati con il QuickTime in risoluzione 160x120, perché diciamo fare queste merger, queste fusioni tra piccoli video consumavano molta RAM e spremevano a sangue il microprocessore. Dunque, se anche i Macintosh Color Classic dal 94 avrebbero potuto fare dei piccoli rudimenti di audio video a 160x120, i primi ed unici Macintosh capaci di usare con profitto Adobe Premiere furono solamente il Mac Quadra 840AV quanto il Mac Centris 660AV, entrambi del giugno del 1993, ed entrambe le macchine non erano di certo computer prezzati per il segmento home computing. Gente, fate bene attenzione alle date, vi ho parlato di cose di Apple dal 1993 e dal 1994 in avanti. Ma prima del 1991 non esisteva nei Macintosh la capacità di riprodurre filmati audio video, e solo nel 1993 Apple propose hardware dotato di prese audio video per importare filmati ed editarli. Tuttavia, onore al merito, nel lontanissimo 1985 la Commodore propose l'Amiga 1000. Nello stesso anno la NewTek costruì per l'Amiga 1000 la periferica DigiView. Il dispositivo era capace di digitalizzare frame di video nel formato AMMOD e di salvarli su disk drive, sfruttando la palette di 4096 colori di Amiga. Il DigiView fu quindi il primo ed unico dispositivo nel 1985 per avere alcune funzionalità di editing audio video su un home computer, ancorché Amiga 1000, un home computer che però era di fascia molto alta. Nel 1990, ossia 4 anni dall'uscita dell'Amiga 1000,
che a 3 anni ancora prima che Apple entrasse nel segmento multimedia fu creato dalla Newtek il Toaster. Ora, il prezzo dell'hardware del Toaster non era proprio, diciamo, da un computing, dato che l'espansione prezzava $2,399. Andava sfruttato su un Amiga 2000. Amiga 2000 non era certamente una macchina per home computing, dato che la scheda video Toaster più Amiga 2000 comportava una spesa di circa $5,000, quasi 10 milioni di lire. Ora, dal punto di vista hardware, il video Toaster era una scheda destinata allo slot di espansione Zorro 2, dotata di 4 ingressi e 2 uscite video, e la sua funzionalità di base era quella di gestire in hardware lo switch tra le sorgenti video applicando una serie di effetti, dissolvenze, generazione di testo, taglia le scene, eccetera, quindi editing audio video. Per applicare gli effetti, il software della Newtek infatti sfruttava il chipset dell'Amiga, sia il processore grafico quanto quello sonoro. Difatti, durante le operazioni di rendering, l'audio e video dei computer del sistema operativo di Amiga si spengevano. Il video Toaster fu un successo perché era capace di fare il per primo dell'editing video con un esborso che, ancorché diciamo non era nella fascia dell'home computing, ma comunque era molto molto più economico rispetto a fare grossi e costosi investimenti per workstation delle Silicon Graphics. Niente di simile erano capaci all'epoca di fare i Macintosh, e non erano capaci di fare nient'altro. Infatti nel 1990 e il 1991 i Macintosh non erano ancora capaci di fare alcunché, e così anche nel 1992. Bisogna arrivare al giugno del 1993, quindi praticamente fate il conto dall'uscita video del video Toaster, che è praticamente video Toaster del 1990, che già poteva essere una scheda inserita nell'Amiga 2000, niente di simile c'era praticamente per Macintosh. Bisogna era attendere 3 anni, quindi almeno 3 anni di vantaggio tecnologico per quanto riguarda l'editing audio video. I Commodore Amiga ne avevano, diciamo, dato la polvere ai Macintosh della Apple. 3 anni sono obiettivamente tantissimo, un'era geologica in una dimensione dell'informatica. Il video Toaster della Commodore introdusse uno dei primi software di modellazione 3D non professionale, il Lightwave 3D, che ebbe così tanto successo, tanto che la casa software ne ebbe a fare il porting sia per Windows che per macOS. La prima versione del video Toaster era appunto un editor video lineare. Il video Toaster Flyer fu la seconda generazione di prodotto. La Newtek introdusse la possibilità di eseguire video editing non lineare, cioè la capacità di accedere a più punti di una sorgente video senza seguirne necessariamente il flusso. Il tutto fu reso possibile grazie all'uso di hard disk molto capienti che memorizzavano i flussi video digitalizzati e ne permettevano l'accesso in modo non lineare. Quindi, in buona sostanza, anche se, diciamo, per prezzi e prestazioni non siamo nella dimensione propria dell'home computing, indubbiamente però Commodore Amiga furono i primi a porre le basi per l'editing video ad un prezzo indubbiamente molto 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 più competitivo rispetto a quanto, diciamo, le workstation costosissime della Silicon Graphics permettevano di fare. Per questa puntata è tutto, onore al merito al Commodore Amiga 1000 e in particolar modo al 2000 e al 3000 e alle sue schede di espansione. Saluto a tutti, ciao, alla prossima.